Adesso Barbara, c'è un'intervista che vuoi lanciare tu? Sì, un'intervista molto interessante al nostro Mario Lamberti, anche detto Mario dal Mare. Lui è un artista molto noto e proprio della sua arte ha voluto, diciamo così, con la sua arte ha voluto creare un progetto che avrà luogo, sta iniziando proprio in questi giorni a Fano Adriano, nell'ambito del grande progetto Officine del Gran Sasso, un modo per ricostruire dal basso e rivitalizzare la comunità del borgo, e ce lo spiega lui. Oggi per Officine del Gran Sasso siamo in realtà a Teramo, ma in un luogo speciale. Incontro Mario Lamberti, anche Mario dal Mare, ma dove mi hai portato e perché siamo circondati da tanta bellezza? Siamo qui immersi nel cuore storico della città, tra il Colosseo Teramano e tutta la storia del cristianesimo, del Duomo, e i quadri che io e Marino Melarangelo abbiamo realizzato in una gelateria, perché la gelateria è un bene comune, in fondo porta gioia a tutti. Siamo qui a parlare di un progetto che hai pensato per Fano Adriano e che vedrà prestissimo la sua realizzazione. Questo progetto si chiama RAM, Residenza Artistica Montana, e avrà luogo in una casa particolare che ha anche un nome particolare. Sì, a Casa Poetria, che è la seconda casa di famiglia, nasce dall'evoluzione di Fano Adriano quando Pratoselva era in fiore, dove io sono diventato così partecipe alla comunità, fino a quando poi scelsi dopo Roma di tornare a vivere su a Fano Adriano, e poi le cose della vita mi hanno portato ad essere genitore, quindi un attimo a lasciare il paese, e appena sono tornato c'era Officina Gran Sasso, e quindi ho pensato di riprendere il discorso proprio e riportare Ram, che significa gioia in sanscrito, al paese, proprio attraverso un'operazione sulla memoria e sul coltivare la memoria e tramandare questa vita nel paese. Quindi un recupero di quelle che sono le tradizioni, anche la storia insita nel borgo di Fano Adriano, e una ricostruzione di quella che è la comunità, una ricostruzione che tu, diciamo, operi in maniera singolare, originale. Cosa succederà a Fano Adriano tra pochissimo? Tra pochissimo, quindi la prossima settimana, grazie al modus operandi dell'economia poetica, andrò così a bussare come un frate del francescano, chiedendo in realtà un ricordo, una memoria o un oggetto che possa così creare piano piano con un unico quadro che permetta a tutti di ricordare e diciamo rinnovare quella che è la memoria del paese, che piano piano ha vissuto tantissime avventure fino a giungere a noi, perché si narra dal 1400, ma si narra ancor prima, che è stata sicuramente terra dei tratturi, della pastorizia e quindi del Fanum, che potrebbe essere oggi l'Annunziata, ma quindi la sua memoria è antichissima, e che chiaramente per la velocità dei tempi, per gli spostamenti, si è trasformata. Ecco, questa operazione di Casa Poetria, di mettere in gioco la seconda casa, di mettere in gioco la propria conoscenza, il proprio talento a servizio della comunità, possa essere, come dire, un'operazione di
Ecco, mi sta germinando, no? Un'operazione, ecco, il termine che mi viene spontaneo è rinascisenso, di rinascisenso, quindi di un rinato senso, di una primavera della comunità. Quindi una proprio rinascita della comunità fanese attorno al ricordo di quella che Fano è stata e dei ricordi anche personali delle singole persone. Ma poi Casa Poetria diventerà anche la casa degli artisti. Degli artisti, sì, perché questo è il primo artista ospite, sono io, me stesso, che ritorno. E poi ci saranno nei mesi dalla primavera del 2024 alla primavera del 2025 vari artisti che frequenteranno il Borgo di Fano e apporteranno il loro mondo a servizio della comunità. Allora dunque, ricapitolando, se nei prossimi giorni verrà a bussare Mario Lamberti, anche Mario Dal Mare, alla vostra porta, pensate a un ricordo, a un oggetto, a un... una poesia di quando erano bambini, perché lì c'è già persone, non dico i nomi, ma che hanno nutrito questo, io già ho parlato con alcuni, e che si ricordano di quando c'era la scuola a Fano Adriano e che quindi gli insegnanti gli davano la poesia a memoria, che si portano per tutta la vita. E quindi anche quella può essere la base per la ricostruzione di un tessuto della memoria.